rematurata la supercazzola o scherziamo? Prego? No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in quattro. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in due, oppure in quattro anche Scribà e Coppefallina, come antifurto, per esempio. Oggi siamo a Velletri. Un po' fuori Velletri visitiamo la Casa Museo Ugo Tognazzi. Il rapporto di Ugo Tognazzi con Velletri inizia grazie a Vittorio Gassman, amico fraterno, e lui che compra per primo una casa in campagna proprio poco fuori Velletri e porta l'amico Ugo da queste parti ai castelli. E Ugo Tognazzi se ne innamorerà e all'inizio degli anni 60 acquista questa casa in campagna dove inizierà la sua produzione di vino portata avanti oggi dal figlio Gianmarco con la Tognazza. A Velletri Ugo Tognazzi non trova solo un luogo dove riposare ed uscire fuori dalla sua frenetica attività cinematografica. È qui infatti che si dedica alla sua altra grande passione, quella della cucina. È un vero e proprio gastronomo, un anticipatore per certi versi anche di quello che sarà 40 anni dopo tutto il mondo dello slow food, quindi prima di tutti si riappropria delle tradizioni facendo quella che oggi possiamo dire la cosiddetta cucina, cosiddetta agricoltura a chilometro zero. Lui lo fa già negli anni 60. È qui che sperimenta ed è qui che organizza le famose cene dei 12 apostoli. Ogni settimana, e si dice proprio che durante una di queste cene a Marco Ferreri, grande amico di Ugo Tognazzi, sia venuta l'idea per il capolavoro La Grande Abbuffata. Spinning left and twirling through the back door of your heart. Every time... La Casa Museo Ugo Tognazzi fa parte del circuito delle Case della Memoria. Visite mensili, potete seguire tutto sulla pagina Facebook proprio della Casa Museo Ugo Tognazzi. Ad accoglierci c'è Valeria, la moglie di Gianmarco Tognazzi, ed una bravissima e disponibilissima guida che fa da cicerone. Entriamo a vedere Casa Ugo Tognazzi. Avanti c'è posto. Allora, l'unico consiglio che vi do, insomma, non sono soltanto colleghi di Tognazzi, ma sono anche i suoi amici e sono le persone che frequentavano questa casa. Quindi potete benissimo chiudere gli occhi e immaginare di avere queste persone. C'era niente, c'era la tenuta di Castel Porziano e l'aeroporto di Pratica di Mare, il resto erano dune. Individua un lotto di terreno intorno al lotto acquistato da Ugo, anche i suoi amici, attori, registi, acquisteranno i lotti confinanti fino ad andare, insomma, a costituire quello che oggi è conosciuto. Anthony Quinn, quando fece lo spettacolo con Mangiatore di Fuoco, accadimenti anche celebri, e celebre anche il premio che veniva consegnato al vincitore del torneo, il famoso Scolapasta d'Oro.
con la pasta d'oro che faceva il verso all'insalatiera d'argento, come viene comunemente chiamata la Coppa Davis, e anche qua ecco che la cucina ci mette lo zampino, quella è d'argento, l'insalatiera è d'argento, scola pasta e d'oro. Un altro episodio emblematico della vita di Tognazzi è lo scherzo delle Brigate Rosse, ideato insieme alla redazione del Male. Il Male era una rivista satirica. I Castelli in quegli anni sono molto gettonati dagli attori, perché la vicinanza con gli studi di Cinecittà offre loro la possibilità appunto di essere vicini al luogo di lavoro. Come detto, tra i primi ad acquistare una casa ai Castelli è proprio a Velletri è Vittorio Gassman. La casa oggi non è più purtroppo visitabile, recentemente è stata anche messa in vendita. Vicino alla casa Colle Ottone Basso, quella di Tognazzi, c'era anche casa di Andreina Pagnani, attrice che molti magari ricorderanno per una liaison con Alberto Sordi. Lo stesso Sordi aveva un uliveto proprio da queste parti. Andreina Pagnani vende casa ad Edoardo De Filippo. Edoardo De Filippo poi consente di far abitare un appartamento del piano superiore, un appartamento indipendente, ad Angelica Ippolito, che è figlia della sua ultima moglie Isabella Quarantotti. Angelica Ippolito ha come compagno a Gianmaria Volonté, quindi anche Gianmaria Volonté arriva ai Castelli. Alla morte di Edoardo la casa rimarrà proprio a Volonté e all'Ippolito. Ma come non ricordare i Castelli Sofia Loren, che ha casa a Marino, Anita Ekberg o Anthony Quinn, che hanno casa a Genzano, e tuttora Franco Nero e Vanessa Redgrave anche continuano ad abitare proprio ai Castelli. C'è stata una sera, viene organizzata una cena a cui partecipano tra gli altri Mario Monicelli, verdure. Dico,
allo stesso tempo, siccome lui bambino si ricorda sta casa piena di gente, forte le mani, tanti rivieni continuo, gli piaceva l'idea comunque di continuare a far vivere questa casa con quelle modalità che lui ricorda. Questo pensa non esista più. Quindi capito, anche attraverso l'odore innestivo il mio ricordo. La bottiglia ce l'hanno rubata. Se vi va usciamo fuori. Ah, questa è l'anatra. Questa è l'anatra. Lei è l'anatra. Vi avvicinate. Raccontiamo qualche aneddoto su questa stanza, perché ovviamente qui tra la sala da pranzo e la cucina, avanti avanti c'è posto, vi dicevo prima, no, all'inizio della vita, scusi, lì la porta è chiusa, non è un caso che lì la porta sia l'unica porta chiusa della casa, grazie. Tanta, quindi parliamo di più di 50 anni fa, Tognazzi piazza un'isola al centro della sua cucina, ma non solo piazza l'isola, perché il piano di marmo si toglie e sotto ci sono i fuochi, c'è uno sportello da cui si inseriva la bombola del gas e quindi alla bisogna era piano di lavoro o piano cottura. In ultimo vi faccio vedere il frigorifero da osteria, si è inginocchiato davanti a questo frigorifero come se stesse pregando davanti all'altare della cappella di famiglia. In realtà lui dice: io non stavo pregando. Noi tra poco chiudiamo, quindi se voi andate via bene, se no restate chiusi. Non vi addentrate grazie, troppo. Grazie, complimenti per l'esposizione. Grazie. E allora, anche per quest'oggi è tutto. Mi auguro che sia stato per voi interessante questo video consiglio breve, come sempre. Dunque, iscrivetevi al canale, non costa nulla, e da io Emanuele, alla prossima!